Si chiama Leoncino ed è la scrambler che la Benelli ha costruito intorno al suo motore 500 bicilindrico. È una moto disegnata in Italia, nello stabilimento di Pesaro, e ha un'estetica che non passa inosservata. La Leoncino è una moto di generose dimensioni, ma pur sempre una moto leggera e facile da guidare, adatta quindi anche ai neofiti, ma non per questo poco divertente. La posizione in sella è comoda anche perché è molto alto, si può star bene anche in due a patto che il passeggero non sia troppo alto e generoso di dimensioni anche lui perché la parte posteriore della sella non è grandissima come dimensioni. Il manubrio largo consente una buona guidabilità anche sullo stretto, anche sui tornanti, anche in discesa come in questo caso. E si scopre che la Leoncino si presta bene anche alla guida sportiva, con le sue sospensioni rigide, al limite forse anche troppo rigide, più di quanto ci saremmo aspettati su una moto di questa tipologia, tanto che abbiamo scaricato al massimo il precarico della sospensione posteriore. Ed è gradevole il suo motorino che fra i 4 e i 6.000 giri frulla bene, snocciolando tutte le marce una dopo l'altra. Dove però la Leoncino dà il meglio di sé nella guida facile, disimpegnata, a bassa velocità, in caccia di nuovi paesaggi e di scorci sconosciuti, magari in primavera come è capitato a noi, magari con un passeggero dietro. E in questa situazione la Leoncino diventa una compagna di viaggio perfetta.